Prendono la cintura. Nello scorso video che vi lasciamo qui sotto vi abbiamo detto tutti i motivi per cui abbiamo acquistato un'auto nuova e nello specifico abbiamo deciso di acquistare una Tesla Model 3 e l'abbiamo appena ritirata! Marco concentrato perché deve un attimo capire come guidarla, Un attimo solo, adesso in teoria arriviamo sul rettilineo. Nello scorso video, se ve lo siete persi, andate a recuperarlo. Vi abbiamo parlato dei motivi per cui abbiamo comprato una Tesla e in particolare abbiamo fatto un'analisi approfondita, ma un po' a spanne, dei costi e quindi e i motivi per cui abbiamo deciso di prenderla, appunto per i costi. Poi abbiamo anche accennato al fatto di come si compra una Tesla, perché sapete benissimo che in Italia ormai, cioè ormai, oggi ci sono pochi concessionari che in realtà non sono dei veri e propri concessionari. Sono tipo degli showroom. Sono degli showroom dove tu puoi andare a vedere l'auto, fare il tuo test drive e se dopo vuoi che loro ti comprano l'auto, ma è un acquisto online a tutti gli effetti perché o lo fai a casa o lo comprano online loro. Questa cosa per noi è stata molto carina, soprattutto per un fatto che soprattutto a me dà fastidio, ovvero il fatto che le persone che vanno a un concessionario tradizionale contrattano e quindi non si sa mai se il prezzo dell'auto che io compro a un altro non l'ha venduta meno e non è giusto perché se il prodotto, il valore del prodotto è quello lì, deve essere uguale per tutti. Vero, invece quindi, questa è la cosa bella della Tesla, che non si può contrattare, cioè quello è il prezzo e quello lo paghi, fine della storia. E infatti anche questo non abbiamo detto, un punto a favore della nostra esperienza è che quando siamo andati in Tesla a fare il test drive e a fare alcune domande, il venditore, che doveva essere il classico venditore di auto, non ha fatto nessuna pressione perché appunto lui non ha interesse c'ha l'interesse di vendertela, ma ha più l'interesse che tu capisci se l'auto fa per te e quindi dopo la compri perché quella è, e quindi non c'è stata nessuna pressione, insomma, vero. Bella esperienza, vero, sì. Tututu! Momento sponsor. Questo video è sponsorizzato dal nostro codice amico di Tesla. Come funziona? Se voi volete acquistare una Tesla o prenotare semplicemente un test drive, vi lasciamo qua sotto il link del nostro codice e in questo modo voi ricevete 500 euro di sconto adesso. Nel caso del test drive, il test drive. Se invece non prenotate test drive ma comprate un'auto, ricevete 500 euro di sconto in questo momento. Ma le cose possono cambiare, quindi vi ricordiamo di cliccare il link e leggere quello che c'è scritto, perché può essere che ci siano invece di 500 euro di sconto 1000 km supercharger gratis. Quindi come funziona il ritiro? Innanzitutto ci abbiamo impiegato 3 settimane, 20 giorni per avere l'auto dal momento dell'ordine. Quindi super velocissimi. Questo è un punto a favore di Tesla, perché anche in periodo Covid era quella che consegnava più veloce. Pazzesco, e il motivo è semplice, perché l'auto non ha nessun optional, anzi esce già con tutti gli optional e quindi noi, tutti quelli che ordinano in realtà ordinano la stessa auto, vabbè cambieranno i cerchi ma per cambiare i cerchi è un attimo, quindi loro producono le auto e quando noi siamo andati a prenotarla, a ordinarla, la nostra praticamente stava già arrivando. E loro ci hanno assegnato un'auto che stava già arrivando in 3 settimane consegnata. Beh, ma amore, dopo quanti chilometri abbiamo fatto? 2-3 chilometri, come ti sembra guidare quest'auto? È una roba incredibile. Ma prima parliamo della consegna. Sì, allora siamo arrivati là e praticamente ci saranno state 100 consegne, ma non sto esagerando, è una cosa pazzesca, pieno di auto tutte uguali, quasi tutti uguali, perché tutti come noi prendono la Tesla dei poveri e e pazzesca, c'era un sacco di gente, stavano montando le targhe proprio nel momento in cui noi siamo andati a ritirare e praticamente tu vai là, c'è quel signorino che dice vi apro il baule dell'auto così la riconoscete, perché ancora non avevano montato la targa sulla nostra. E allora noi abbiamo visto che ha aperto il baule, abbiamo riconosciuto qual era la nostra auto, ovviamente tutto il campo dove erano parcheggiate le auto era all'ombra, la nostra era l'unica al sole e è vero amore, vabbè
Beh, abbiamo potuto testare immediatamente l'unico difetto di questa auto, ovvero i sedili in pelle nera col sole. Sì, io avevo i pantaloni corti e niente, mi sono appiccicata subito. Comunque l'esperienza molto bella, tu arrivi in questo specie di concessionario che in realtà è lo showroom, ti fanno un corso formativo che quindi ti spiegano tutte le cose dell'auto, che però in ogni caso ci sono i video sul sito web e quindi noi ci eravamo già fatto tutto e il corso l'abbiamo saltato, quindi non possiamo darvi un feedback del corso. In ogni caso, una volta che ci hanno aperto il baule, noi siamo andati a controllare che l'auto fosse tutta perfetta, perché nel momento in cui ritiri le chiavi non puoi più effettuare la segnalazione di eventuali difetti sul momento, ma devi aprire un ticket al servizio clienti, giusto? Esatto, praticamente la Tesla ha un'app fatta molto 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 bene, dove c'è tutta l'assistenza, e lì se l'auto riceverà un difetto sui materiali, quelle cose lì, come riceverà? Riceverà, cioè avrà un difetto perché non ce l'ha prima, ce l'avrà dopo, e sui materiali e quelle cose lì, insomma, passa in garanzia, però devi andare nell'app e richiedere l'appuntamento di un service, eccetera eccetera. Invece se prima di fare la firma gli dici guarda che c'è il sedile rovinato, sì, probabilmente sarà la stessa cosa, non so, non abbiamo provato, perché la nostra era perfetta. La nostra era perfetta, sì, al contrario di tutti quelli che dicono perché la Tesla è fatta male. La nostra era perfetta. Beh, magari siamo stati fortunati, adesso sì, non possiamo, dai, sapere. No, ormai con l'esperienza, perché le prime le facevano in America, sono, insomma, era l'inizio e quindi c'erano molti difetti. Adesso queste qua, ormai dopo milioni e milioni di macchine, migliori. Sì, dai, si sono, hanno capito come fare. Ecco, quindi abbiamo controllato tutta l'auto. Una volta che abbiamo controllato, e abbiamo controllato in modo maniacale, abbiamo controllato io, ha controllato Marco, ha controllato Carlo Alberto, ha controllato Cesare. E no, Cesare non può salire su quest'auto, ci stiamo attrezzando. Dobbiamo comprare un dispositivo, come si dice? una cosa, tipo un telo apposta per far salire il cane. Più che altro perché quei sedili in pelle, lui ha le unghione, si e è un disastro. Quindi una volta che abbiamo controllato tutto, ci siamo messi in fila al baldacchino lì per ritirare le nostre chiavi. Abbiamo ritirato le chiavi e niente, ce ne siamo andati. Tutto molto semplice e veloce. Cioè, ovviamente cos'è successo? C'erano tantissime macchine. Pensate che in quel giorno la ragazza della consegna ci ha detto che ha venduto in un mese quello che Tesla vendeva in un anno. Pazzesco. Quindi, perché noi abbiamo comprato in un periodo in cui i tassi di interesse erano bassissimi sul leasing o i finanziamenti, così, giusto? Sì, i tassi di interesse bassi più gli incentivi. Infatti se comprate quest'auto in Veneto adesso avete 3.000 euro di incentivi statali, che diventano 5.000 se fate anche una rottamazione. Esatto, 5.000. Se siete in Lombardia lo saprete già, perché è un regalo praticamente. Quindi cosa volevo dire? Che c'era il piazzale strapieno di macchine. E cosa è successo? Le colonnine di ricarica non c'erano, quindi la nostra auto ci è stata consegnata circa con il 28% di batteria. E ovviamente per tornare fino a casa non è sufficiente. Non è sufficiente, però i giorni prima c'era arrivata una mail con scritto: ragazzi, mi dispiace, ma la vostra Tesla verrà consegnata con meno del 50%. Per questo motivo vi regaliamo 150 km di supercharger. Quindi siamo andati subito al supercharger che c'è a Brescia, perché noi abbiamo ritirato l'auto a Brescia. Sì. E allora, e ne abbiamo approfittato per fare un bellissimo giro all'Ikea. Abbiamo preso le tende che avete visto nei reel. Il supercharger, nota dolente, c'erano un sacco di consegne. Tutti in fila per caricare l'auto. Quindi di quanti erano? Forse 18 supercharger. Sì. E c'erano 5 auto che stavano aspettando perché era tutto pieno. Quindi probabilmente se continua così è meglio aumentare i supercharger, installare un po' più di stazioni di ricarica. Sì. Adesso è il 29 agosto, perché comunque oggi è il 25 agosto, questo video probabilmente uscirà tra un po', e comunque il 29 agosto Tesla festeggia i 30 anni del supercharger. E quindi c'è gratis, vero? Sì, la Chiara, quando ci sono le robe gratis, si cosa subito. Se la scrive, devo qua caricare. In ogni caso, velocissima, 10 minuti, 70%, 170 kW. È una figata. Magari non avete capito niente. Comunque, hanno capito qualcosa? Non lo so. Tu hai capito? Sì. Vi facciamo vedere qua un attimo. Ecco. Breve introduzione. Qui abbiamo le nostre fantastiche scarpine. Sì, che Carlo Alberto non sono mai entrate perché il collo del piede, sì, è troppo alto. E allora le ho portate perché era il mio sogno mettere sull'auto. Qui stiamo andando con Autopilot e basta. Ci riserviamo di fare un prossimo video perché facciamo vedere l'auto meglio da fuori, così.
In ogni caso, ricordatevi, se volete acquistare il codice referral, e ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao, bacio.